Una ricca collezione di cimeli tennistici, tra cui oltre 50 racchette, trofei, stampe e libri d'epoca. E quanto donato nel 2019 dallo sportivo e collezionista cuneese Sergio Parola alla Fondazione CRC. Ne è nato un allestimento permanente, chiamato il Tennis a Cuneo dal 1928, che sarà visitabile in pianta stabile presso i corridoi del Palazzetto dello Sport. All'inaugurazione hanno preso parte tante autorità e nomi d'eccezione come gli sportivi Filippo Volandri e Roberta Vinci. Oggi è di nuovo uno di quei giorni importanti, abbiamo portato a termine quella che era la volontà di Sergio Parola, che già un po' di anni fa, ancora con Gian Domenico Genta, aveva deciso di donare questa collezione di racchette alla fondazione, ma aveva richiesto giustamente che queste venissero valorizzate e messe qua all'interno del palazzetto. Beh, con tanto lavoro, e voglio anche ringraziare il comune, oggi riusciamo a inaugurare questa mostra, la facciamo con il botto, perché avere due personaggi così importanti nel mondo del tennis come abbiamo avuto oggi qua a Cuneo non succede mai. Ne abbiamo approfittato perché fra poco faremo anche questo talk che è un po' il dialogo con i talenti, un po' certo. La nostra punta di diamante che abbiamo proprio iniziato qua al palazzetto insieme a Bocelli, poi proseguita con Pep Guardiola. Beh, io sono felice che quello che abbiamo detto e quello che ci eravamo impegnati di fare insieme a Sergio l'abbiamo fatto. Ecco, lui oggi mi sembra l'uomo più felice del mondo. Ancora una volta facciamo capire quanto la fondazione sia importante per il nostro territorio, quanto la fondazione sia un valore unico che il nostro territorio ha. Pensate di donare alla fondazione, che io me le sono godute per 50 anni, adesso volevo che anche altri si godessero queste racchette di legno che sono la storia del tennis italiano. Noi abbiamo vinto una Coppa Davis 1976 in Cile con queste racchette qui, la prima Coppa Davis. Adesso abbiamo vinto la seconda Coppa Davis, ma è un altro mondo il tennis, le racchette sono un altro mondo. Queste io le ho donate alla fondazione e rimarranno per sempre, mi auguro per sempre che non disperano mai queste. L'allenatore della nazionale che ha vinto la Coppa Davis moderna, io la chiamo moderna, rispetto a quella del 76 in Cile, è stata una grande cosa. Poi Roberta è una delle giocatrici che ha vinto di più in Europa e nel mondo, non dimentichiamo mai che è stata settima del mondo, quindi è un bel presente per loro e per noi tutti.